Oggi siamo qui a presentare un libro scritto dal senatore D'Ubaldo e dall'onorevole Fioroni che racconta il contenuto dell'appello di Don Sturzo ai liberi e forti che nel 1919 riaprì formalmente l'ingresso dei cattolici in politica. E per la presentazione di questo libro abbiamo alcuni importanti esponenti del mondo culturale lombardo, in particolare qui con noi il professor Enzo Balboni, ordinario di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano, al quale vorrei porre un quesito ma fare insieme a lui un ragionamento. A me ha colpito, leggendo l'appello di Don Sturzo, l'attualità dell'appello, di come sia facilmente riconducibile oggi il contenuto di quel testo, e mi ha colpito in particolare il rapporto che già in quella fase si sentiva così forte tra mondo cattolico, tra Stato centrale e autonomie. E volevo chiedere se anche lei condivide questa mia valutazione, osservazione, e se poi l'appello, diciamo, da questo punto di vista, da questa lente, è caduto nel vuoto oppure ha avuto qualche esito positivo nella nostra Costituzione. Beh, l'attualità, la concretezza, insieme anche a un grosso elemento di idealità, sono le qualità immediate di questo appello, che nasce in un periodo molto difficile, molto travagliato della vita sociale e politica italiana, perché siamo all'inizio del 19, quando ci sono già presenti due movimenti, l'un contro l'altro armato, che sono il nazionalismo che diventerà fascismo, e dall'altra parte il socialismo, che in quella fase è ancora in attesa di una rivoluzione replicando quella russa che non arriverà mai, e quindi è molto massimalista. Rispetto a questi due elementi, Sturzo ha l'intuizione di dire: questo è il momento nel quale dobbiamo superare i non expedit, i cattolici devono entrare come cattolici, ma non come figli della Chiesa, dentro il sistema politico italiano. Presentiamo a loro un programma. Lui dà una grandissima importanza al programma, ai contenuti, come lei stesso diceva, e su questo chiamiamo le forze nuove, giovani dell'Italia a confrontarci, a entrare direttamente nell'agone politico. Professore, popolo, popolari e populismo, è un'evoluzione, come dire, omogenea, che può essere presa in considerazione? E cioè, l'appello di Sturzo, che in alcune parti sembrava quasi antisistema, o almeno che aveva capito che quel sistema che esisteva era un sistema che andava rotto, no? Che i prossimi anni non sarebbero stati un prolungamento dei vecchi, ma sarebbe stato l'inizio di un nuovo mondo, può essere un po' equiparato ai movimenti di rottura che in molti pezzi del Novecento hanno avuto spazio, o addirittura può essere avvicinato al populismo attuale? No, se c'è una cosa che Sturzo chiarisce anche 100 anni dopo, è la grandissima differenza sostanziale tra popolare e poi l'aggettivo, la declinazione populista, che è tutta un'altra cosa. Popolare significa andare contro il vecchio Stato liberale, quello giolittiano, quello che agiva anche contro il popolo e contro le masse popolari, utilizzando i prefetti nelle elezioni, facendo alleanze con i padroni, eccetera, e il mondo massimalista, socialista, che purtroppo in quel momento aveva questa idea rivoluzionaria di rifare la rivoluzione come a Mosca, e che non portava da nessun'altra parte. Popolare voleva dire avvicinare nuovi ceti, i ceti degli agricoltori, degli artigiani, degli impiegati statali, degli insegnanti, eccetera. Questo è il disegno popolare, che, unito a forti elementi di idealità che lui erano molto presenti, senza essere mai obbediente in modo sciocco a direttive della Chiesa che fossero eventualmente sbagliate politicamente, è l'impostazione che lui dà, e per questo paga un grosso prezzo anche nei confronti del suo campo, perché nel 26, nel 24 sarà costretto a dare le dimissioni da segretario politico del Partito Popolare e andare all'estero, ecco, in esilio.
Un'ultima questione che mi premeva sottolineare. In quel periodo, insomma, era forte una tensione sociale, no? C'erano stati dal punto di vista anche della Chiesa dei passi in avanti importanti, sì, l'enciclica Novarum, Novarum aveva veramente smosso le coscienze e gli animi, e di lì fu quasi una naturale conseguenza organizzare il movimento dei cattolici dentro la politica. Siamo oggi nelle stesse condizioni, si può fare questo passo in avanti anche? Ma secondo me, nella situazione di disfacimento del tessuto politico al quale assistiamo da alcuni anni, con responsabilità di tanti, la presenza dei cattolici, come si dice qui nel sottotitolo, la responsabilità politica dei cattolici aumenta ancora di più, perché i cattolici hanno la fortuna di avere, a cominciare dalla dottrina dell'adorazione della Chiesa attualizzata dai discorsi dei pontefici, pensiamo quanto di un programma economico-politico ci sarebbe già nella Laudato Si di Papa Francesco, però deve essere attuato e innervato, così come da sempre il mondo cattolico è stato presente nelle autonomie locali, consiglieri comunali, assessori, sindaci, presidenti di regione, riuscendo ad agire lì in quel settore nell'attività economica, sociale e politica del paese. E questa è la lezione che serve anche per l'oggi. L'attualità di Sturzo 100 anni dopo sta proprio in queste cose.